Oggi andremo a vedere come esportare i nostri filmati editati con Final Cut Pro X con Compressor 4. È disponibile su Mac App Store per 39€ e ci consente di esportare a nostro piacimento i nostri video editati appunto con Final Cut. Abbiamo ora aperto Compressor e per realizzare una nuova esportazione personalizzata dovremo andare qua su il più e premere su QuickTime Movie. In questo caso ho già realizzato due esportazioni personalizzate, una in HD e una in Full HD che utilizzo per esportare video per poi caricarli su YouTube, sul mio canale. Ora andremo a realizzare una nuova voce, una nuova esportazione. Diamogli un nome, mettiamo YouTube prova e poi possiamo dare anche una descrizione. Potete mettere ad esempio se in HD o in Full HD per casomai ricordarvi super giù di che cosa si tratta. Qui mettiamo, lasciamo riguardo il file format QuickTime Movie, chiaramente estensione .mov, e andiamo su video settings. Ok, allora andiamo subito a selezionare il formato H264, che è quello praticamente il migliore, e andiamo a selezionare l'encoding. Cos'è l'encoding? Praticamente la modalità di esportazione, o il single pass o multipass. La differenza è che nel single pass la qualità generale del video è minore rispetto al multipass, un aspetto negativo che nel multipass il video pesa molto molto di più. Quindi se voi volete avere il massimo dai vostri video vi consiglio la best quality, se no potete scegliere benissimo la faster quality, che comunque come qualità è sempre buona però inferiore. Poi possiamo scegliere anche i frame, io generalmente l'ho imposto a 30 e chiaramente poi dipende dalle vostre esigenze. Andiamo su ok. Poi possiamo andare anche su audio settings, in questo caso io lascerei tutto uguale. Dobbiamo lasciare, vabbè, vedete voi, ma comunque vi consiglio il come esportazione più YouTube e la modalità stereo, quindi destra e sinistra. Vi consiglio di lasciare a 48kHz il rate. Poi dopo io riguardo l'audio seleziono sempre best, perché comunque secondo me l'audio è un componente molto molto importante in qualsiasi video, e quindi avere una qualità ottima è molto importante. Ok, ora spostiamoci qua su Geometry e andiamo a selezionare la qualità del nostro video. Possiamo scegliere tantissimi formati, potete scegliere o quello HD o quello Full HD, generalmente per i video editati bene. Ad esempio nel video che ho caricato dell'SSD ho impostato qualità Full HD, quindi 1920x1080. Ok, voi mi direte, ma che cambia se io metto a 320x240? Beh, praticamente la qualità è minore e la resa visiva su un display grande è minore. Quindi se io praticamente vedo su un, mettete caso, su un 13 pollici con la qualità 720x576 vedo abbastanza bene, su un 20-30 pollici la vedo malissimo il video. Invece se lo esporto in Full HD la resa sarà comunque migliore. Poi dipende anche dalla registrazione del mezzo che utilizzate, però generalmente se utilizzate un dispositivo che registra in Full HD e con una buona illuminazione non avrete problemi. Praticamente ora abbiamo terminato il settaggio, ovviamente è un settaggio base, però comunque è quello che utilizzo io, e dobbiamo premere su Save. Ok, ora possiamo anche chiudere Compressor, ora vedete qua si era creata la voce, ora abbiamo tutto personalizzato, chiudiamo Compressor. Spostiamoci su Final Cut Pro X, che invece questo è disponibile sul Mac App Store per 140€. Andiamo su un nostro evento, tanto per cambiare, sull'evento dell'OCZ. Unboxing, e niente, andiamo su share e selezioniamo non export media, che è l'esportazione base di Final Cut Pro X. Poi andremo a vedere anche in seguito anche questo metodo più semplice, ma andiamo su export using compressor settings. Ora, come potete notare, abbiamo questo nuovo pannello. Andiamo su custom, che è la cartella creata da noi,
andiamo su YouTube Prova, che è la voce dell'esportazione che abbiamo creato noi. Andando in summary possiamo vedere anche alcuni settaggi che abbiamo impostato nella nostra voce, come ad esempio l'audio stereo con rate a 58.000 kHz, e anche ad esempio la risoluzione Full HD e i frame pari a 30 frame al secondo. Ecco. Andiamo su Next per nominare il nostro video. Ad esempio scriviamo sempre YouTube Prova, e qui possiamo scegliere dove collocare il nostro video. Posso scegliere di farlo esportare sulla mia scrivania, quindi l'ho subito a disposizione, oppure posso scegliere su filmati, musica, dove volete voi, su un hard disk esterno, una periferica esterna. Comunque scelgo scrivania e vado su save. Ok, ora si aprirà il mio share monitor e inizierà l'esportazione. Una volta terminata l'esportazione possiamo selezionare il nostro video e vederlo a tutto schermo. Ragazzi, per questo tutorial è tutto, spero che vi sia servito, buon editing a tutti e ci vediamo a presto da Angelo Ghelli.